Se i primi anni di conflitto significarono per Hannover il conseguimento di diversi successi sia militari che politici, prima con la disfatta dell'esercito polacco e poi con l'entrata al suo fianco degli alleati francesi e lituani, con il prosieguo del 1676 le cose iniziarono a mutare. A seguito di una maggiore coesione interna del fronte nemico e dell'eccessiva aggressività alleata, si iniziò ad avere un brusco arresto dell'offensiva ad ovest, culminata con la disfatta franco-annoveriana delle Friesland per mano sabauda. Lo scontro, iniziato il 10 settembre e protrattosi per oltre un mese tra due eserciti rispettivamente di 64 e 40.000 uomini, vide il fronte sabaudo prevalere, infliggendo oltre 20.000 morti agli avversari, con la perdita di soli 5.000 piemontesi. Questo minò sensibilmente le capacità offensive alleate, che furono obbligate a fare ampio uso del reclutamento mercenario per compensare le perdite e posticipare nuovi piani di avanzata fino all'inizio del 1677. Giunto il 22 maggio dello stesso anno, mentre la conquista di Francoforte e l'assedio di Erfurt sancivano la ripresa della spinta aggressiva hannoveriana, la Lituania si ritrovò costretta ad accettare una pace bianca separata con Nassau, essendo impossibilitata a proseguire oltre il conflitto. Sebbene comunque l'alleanza lituana-hannoveriana fosse stata preservata, ora spettava alla sola Francia a Hannover il confronto contro gli avversari. Buon salve a tutti ragazzi e un saluto da me, bentornati su Nerd is the Way, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale globale, bentornati con la nostra serie con Hannover e con la quinta guerra di unificazione. Come avete sentito nell'introduzione, nello scorso episodio abbiamo iniziato ad avere le prime difficoltà per una sorta di rivincita del fronte nemico che ha portato grossi vantaggi a danno nostro. Però stiamo lentamente iniziando a muoverci per evitare di essere accerchiati politicamente e militarmente. Prima di iniziare permettetemi però di fare un piccolo annuncio per tutti coloro che non l'avessero visto o non ne fossero a conoscenza. Ho fatto un breve vlog discorso sui futuri progetti del canale e principalmente quali saranno le serie che rimarranno sul canale, le serie che si evolveranno leggermente, le serie che verranno cancellate e quelle completamente nuove. Vi lascio il link direttamente tra i commenti, quindi direi che possiamo anche evitare di perdere ulteriore tempo e buttarci immediatamente nel nostro conflitto. Quindi, detto questo, ciancio alle bande e come si suol dire scusate, andiamo a continuare il nostro conflitto che sta durando un sacco. È già il nostro terzo, quarto episodio di unica guerra, però come vedete è molto complesso, ci vuole davvero un sacco di micromanagement. Allora, avevo tolto, se non vado d'errore, dal conflitto Savoia e Aragona, quindi ora quello che ci rimane da fare è andare a togliere la Francia e andare a togliere il falso imperatore ferrarese e lo stato papale di Roma. Andiamo a togliere il nostro Bispa Network qua, molto bene, e a sto punto magari iniziamo a prepararci per una possibile invasione contro e nessun altro alla fine, quindi mi sa che abbiamo solo non abbiamo niente di meglio da fare, perché al momento non credo ci sia necessità di andare qua giù, se ne dovrebbe occupare la Francia, si spera, quindi vediamo un attimino. Bene, Munster ha lasciato la coalizione militare contro di noi, Brandeburgo pure, la Boemia idem e Colonia idem, quindi la cosa va benone. Il fatto che abbiamo ridotto a ottimi auspici la guerra contro
Aragona di sicuro deve aver abbastanza spaventato coloro che si erano coalizzati contro di noi. Quindi questo è estremamente, estremamente positivo. La cosa che mi spaventa è come sia possibile che un forte di livello 5 ci faccia penare così tanto con l'80% di B-Spy Network. È quello che non riesco a capire davvero. Vabbè, poco male. Andiamo come sempre a togliere tutti i vari banner che non ci servono. 295, ok, manca poco e finalmente potremo iniziare i core delle Freezeland. Deo grazia. Va bene. Ok. Poi, occupato il territorio di Misnia, andremo a riprendere Mecklenburg e poi infine i territori dell'est. Molto bene. Allora, la Francia mi sa che si sta già dirigendo contro Ferrara. Molto bene. E direi che tutto sommato siamo abbastanza, abbastanza tranquilli per quanto riguarda la guerra. Direi che questo lo possiamo tenere come opzione di unire i nostri alleati a questo esercito. Questo lo togliamo molto bene e questo invece lo unifichiamo. Jutland e Gotland. Gotia contro chi è in guerra? Contro Norvegia? Addirittura. Scusate, Brandeburgo è in guerra contro Norvegia e Jutland. Bene, mi piace molto come cosa. Mi piace molto perché potremo attaccare Brandeburgo in tempo zero poi. Molto molto positivo. Molto molto positivo. Mi sa che questa nostra quinta guerra di unificazione ha portato uno sconvolgimento totale in Europa, perché come vedete la Polonia è ancora in guerra contro tutti gli stati del Sacro Romano Impero, della zona centrale della Germania. Ok, allora. Perfetto, guardate, la Francia sta già andando a occupare Ferrara ed è già al 14%. 28, Ferrara cadrà velocemente, anche perché ormai il falso imperatore, non essendo più supportato in guerra da Aragona, che in realtà possiamo dire è segretamente il detentore della corona del Sacro Romano Impero, cade come un castello di carte. La Norvegia ci chiede un passaggio, ovviamente accettiamo, perché un Brandeburgo indebolito è sicuramente una cosa che ci può tornare molto molto utile. Continuiamo e poi direi che forse riusciamo a brevemente a prendere questa benedetta capitale. Spero. Oh, bene, allora abbiamo l'elezione, siamo al 60. Direi che possiamo in questo caso cambiare di nuovo candidato. Direi che possiamo passare a un candidato. Vediamo un pochino come siamo messi di tecnologia. Ma siamo ancora abbastanza in anticipo, quindi direi che possiamo magari tenere un candidato burocratico. Perfetto. Facciamo solo attenzione di questa Polonia che cazzo, 42%. Mi sa che la Polonia adesso non è più così sicura di attaccarci. Ferrara è qua al nord, molto bene. Facciamo un controllino a sud. Oh, guardate la Francia! Guardate la Francia come dilaga in Italia! Bellissimo! Semplicemente bellissimo da vedere, ragazzi! Bellissimo! Bellissimo! Fantastico!
favoloso. Quando abbiamo la Francia dal nostro lato per le guerre, riusciamo a giocarla tranquillamente senza troppe preoccupazioni. Vediamo se il 28% ci basta. No, non ancora. 42. Speriamo che invece questo 42% ci basti per prendere di nuovo Mecklenburg. No. Ah, santo cielo, santo cielo. Ferrara contro i riformisti zeloti. Va bene. Vediamo se riusciamo a far perdere parecchio manpower a Ferrara. Beh, ne ha persi pochi però. Non ne ha perso moltissimo. Va bene, difensore della fede. Vediamo se riusciamo a buttare fuori qualcun altro dalla pace. Tipo lo Stato Papale ci darebbe qualcosa? Allora, non ci darebbe dei soldi. Magari però il War Reparation. Ok. No, non ci darebbe nulla, ma sinceramente lo sbatto fuori per il semplice motivo che non vorrei che andasse a prendere dei territori là. Poi, la nostra bella... Il bel falso imperatore. Perché non ci accetta la pace? Perché ci sono degli alleati in guerra. Ok. Quindi dobbiamo continuare ad assediare i territori del nostro imperatore. Perfetto. Ok. Vediamo se ci basta il 42%. Ovviamente no, ovviamente no. Cioè, figuriamoci, no? Figuriamoci se sia possibile una gioia piccola e limitata e sporadica come questa, no? Figuriamoci, figuriamoci. Allora, andiamo a prendere anche magari questo territorio. No, ovviamente, perché dobbiamo prima prendere la capitale, però forse possiamo fare il core? No, non ancora, ce ne servono 303. Ok, siamo in negativo di 9,53. Abbiamo, fermi tutti, allora. Abbiamo una rivolta al nord. Cazzarola. Allora, andiamo nel Sealand qua e poi torniamo qua. Perfetto. Speriamo che il 49% ci basti. Perché 42? Era il 49%, non ho tolto uomini dall'assedio. Perché è sceso al 42%? Ditemi. Perché? Perché devo essere sfigato in questo gioco? Ditemi. No, perché basta saperlo. Vorrei solo sapere il perché uno si adegua, lo sa e lo accetta. Ovviamente la Francia si va a schiantare contro 50.000 uomini e un generale a 2 stelle, ma va bene così, va bene così. Oppure no? No, no. Si è ritirato. Onde evitare, si è ritirato. Ok, i ribelli li abbiamo battuti. Molto bene. E adesso torniamo giù. Direi che magari a questo punto possiamo anche rischiare una velocità 3. Tentiamo, dai. Tentiamo una velocità 3. Vediamo se stavolta ci basta. Oh, finalmente. Allora, dividiamo in due, un territorio qua e l'altro qua. Perfetto. Ok, fatto questo, adesso abbiamo finalmente occupato tutta la 50 di potere amministrativo. Aspettate un attimo. Se non vado errato, le idee sono amministrative. Sì. Allora prendiamo del potere amministrativo e andiamo a fare.
Ah già, perché sto facendo la conversione, mi sa. Giusto. Stavo facendo la conversione. Allora, facciamo così e andiamo. Facciamo la conversione dei territori cattolici, ottimo. E a questo punto. Questo cos'è? Corte e paese. Finora non sta salendo. Non dobbiamo far salire l'assolutismo. Ok, e l'assolutismo, se non vado errato, lo possiamo vedere qua. Perfetto. Ok, quindi non ci sale di sicuro. Va bene, perfetto. Abbiamo evitato il problema. Allora, vediamo un attimino di riprendere gli ultimi territori della Sassonia. Dopodiché, questo cos'è? Ah, no, ok, è un altro conflitto. E poi direi che andiamo a liberare. Vediamo un pochino. Tipo questo territorio. E questo qua. Perfetto. Ottimo. Tanto qua siamo già al meno 7% e adesso lentamente inizieremo a dilagare nei territori polacchi. Molto molto bene. Oh, finalmente siamo arrivati a un punto di svolta e la guerra ormai è vinta. Perfetto. Quello che ci serve però è ovviamente un... come si dice? Un war score alto contro la Polonia per il semplice motivo che dobbiamo andare a occupare ampi terreni sassoni. Quindi non credo che sia possibile riuscire a fare molto perché dovendo prendere dei territori di Cologne. Quello che vorrei fare è un'espansione massiccia a sud e andare quantomeno a eliminare il problema dall'equazione. Questo cosa sono? Sono ribelli sassoni. Andiamo un attimo a eliminarli. Vediamo se riusciamo. Ok, perfetto. Allora, questo l'abbiamo preso. Saliamo adesso a nord. Perfetto, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Adesso con questi qua. Brandeburgo l'abbiamo ripreso e adesso con loro saliamo qua a nord. Mentre con loro direi che ci possiamo iniziare ad addentrare in territorio polacco, magari qua. Perfetto, fermi. Francia e Polonia, ok, se sono pochi uomini. Ah, che palle questi ribelli sassoni. Sono una noia allucinante. Allora, questi adesso li portiamo magari qua. E questi li portiamo qua. Perfetto. Allora, adesso, appena Ferrara forse magari riusciamo già a buttarla fuori, sapete? Sì. Ferrara la buttiamo fuori, ci dà War Reparation, Transfer Trade Power e rompe l'alleanza con Aragona. Con la Savoia.
E basta. O anche contro con che cosa? No, lo stato papale non è forte. La Georgia magari. E va bene. Anzi, no. Stato papale. Vediamo se facendo così riusciamo a potenziare Venezia che la vada ad attaccare. Perfetto. Un'altra pace fatta. Ottimo. E adesso dovremmo essere in guerra solo contro Polonia, Sassonia e Nassau. Benissimo, benissimo, benissimo. Ok. Allora. Scendiamo qua, oppure qua, qua, qua. Sono tutti bloccati, cazzarola. Va bene, allora. Riaccorpiamo l'esercito. Fermi. Poznan. Perché dato da Salisburgo? Perché probabilmente c'era la Bavaria che faceva l'assedio. E perché io sono un cretino, tendenzialmente. Perché tendenzialmente, infatti, sono un cretino. Mi sa proprio di sì. Mi sa proprio di sì. E va bene. Quando riuscirò a, non gu a guardare chi fa l'assedio, sarà effettivamente troppo tardi, ma ce ne faremo una ragione. Allora, 13.000 qui e direi altri magari qua. Perfetto. Ottimo. Iniziamo a fare un calcoletto se riusciamo a prendere dei territori alla Sassonia. Anzi, magari, sapete che vi dico? Questi li sposto qua. Così da andare a riprendere gli uomini. Che si sono ribellati. Abbiamo un call for peace, lo so. Poi questi 39.000 li spostiamo ancora magari divisi in due, li spostiamo qua e qua. Molto bene. Vediamo di batterli velocemente, non dovrebbe essere troppo problematico. Ok, e fatto questo, poi direi che possiamo ancora dividere questo qua e quest'altro qua. Il timer ci dice che è terminato il nostro tempo, ma tutto sommato adesso non dovremmo avere troppi problemi. Possiamo ripagare il debito, andiamo a ripagarlo, non fa mai male. E appena questo ha terminato, ok, perfetto. Lo riportiamo qua a nord. E questo anche qua a nord. Molto bene, perfetto. Allora, così, così, così. Molto bene. Anzi, aspettate. Questo qua, questo qua. Ah, ok, adesso è qua, perfetto, ottimo. Allora lo spostiamo qua a nord, molto bene. Fermi tutti perché qua vedo che ci sono degli uomini che forse non ce la fanno, no. Allora, li ritiriamo un secondo. Ho allargato un po' troppo il fronte. È stato un errore di tattica mia. Ok, questo lo unifichiamo e lo portiamo qua. Perfetto. Ora, vediamo di fare due calcoli per quanto riguarda il nostro, le nostre idee. Allora,
Decisioni nazionali, scusate. Allora, dobbiamo prendere Erfurt, che è un forte, e anche Dresda. Quindi dovremo prendere un sacco di territori. Ah, demanda excessive war score. Ok. E questo non accetterebbero di poco. Di pochissimo, quindi purtroppo siamo costretti a continuare la nostra avanzata in territorio polacco. Speravo quantomeno di riuscire a limitarla, ma dovremo andare avanti. Vabbè, facciamolo dopo. Allora, su For Peace, solo con la Polonia, ci andiamo a prendere anche Dresda. No. Perché cede di quanto? Di un sacco cede. Ah, santo cielo. Ok, però questa la possiamo prendere. Vedete, questi tre ce li darebbero. Oh, fermi, questi qua, questo qua sì. Ok, prendiamo questo territorio. Dividiamo la Sassonia in due e prendiamo questo territorio. Va bene, mi piace. Bam! Guardate che bella Hannover che continua a scendere verso sud. Dopodiché, adesso con questi uomini li riportiamo qua e iniziamo a ristrutturare bene il nostro esercito e andiamo anche a fare la pace con Nassau. Nassau è alleato solo di Imereti. Il che potrebbe essere anche, potrebbe darci possibilità di occupazione. Quindi perché no, come si suol dire. La prendiamo e direi che ci può stare questa pace. La quinta guerra di unificazione, signori, termina con una colossale vittoria hannoveriana che si prende tutta la parte centrale della Sassonia, va anche a occupare Nassau e inizia lentamente un'espansione a sud. 1681, primo settembre, l'Hannover è finalmente vittoriosa. Grazie a tutti ragazzi per avermi seguito, vi aspetto il prossimo episodio, mi raccomando sotto i commenti datemi numerosi consigli su come migliorare e ci vediamo la prossima volta. Ciao!